Una cosa molto interessante nello sviluppo di Lightroom è appunto la creazione di preset dalle nostre modifiche e poterle applicare poi su tutta una serie di immagini che noi andiamo a selezionare, su tutta una raccolta per, diciamo, velocizzare il lavoro. Per velocizzare ancora di più il lavoro vostro e magari sopperire alla vostra pigrizia, ci sono persone che come me creano dei preset per Lightroom e solitamente questi o sono gratuiti o si possono acquistare da alcuni siti. Siamo qui oggi a parlare della mia prima raccolta di preset, ovvero la Middle Earth volume 1. L'ispirazione così, tutta legata al Signore degli Anelli, a Tolkien, perché sono un fanatico, è trovata all'interno di questa prima raccolta ben 6 preset dedicati principalmente ai landscape e qualcosa anche per i ritratti, uno in particolare per lavorare sui JPEG, perché scopro da Instagram in direct che molti di voi non scattano in RAW. Il che è un problema, perché scattare in RAW ci permette di salvare molte più informazioni all'interno dei file che scattiamo con la macchina fotografica e in post-produzione ovviamente poi quella quantità di dati diventa tutto il campo sul quale possiamo incidere con la nostra post-produzione, soprattutto a livello di esposizione, di bilanciamento e di contrasto. Bando alle ciance, vado a illustrarvi questi bei preset. Per illustrarvi gli effetti dei miei preset su delle foto mi sono fatto aiutare da alcuni dei miei follower e dalle persone che seguo. Ho scelto tra tutti voi che mi avete mandato i vostri file RAW, i vostri JPEG, una scrematura delle foto perché non volevo mettere mille persone. Ho scelto le foto di Eric Sequestro un uomo, di Yaurix, di Erika Magugliani, di Genevieve, spero si pronunci così, di Jackie e del buon Alessandro, che vedete sempre nei miei video. Poi ovviamente vi lascio i loro profili giù in descrizione. Andiamo per categoria, dalla più grossa, i landscape. Abbiamo il Misty Mountain e il Misty Mountain Skydown. Come potete vedere, questi sono perfetti per le foto in montagna. In particolare, lo Skydown non è proprio facile da utilizzare perché diciamo che viene molto comodo se state esponendo le montagne e il cielo, tenendo molto sottoesposto il bosco o comunque la parte più scura dell'immagine. E l'ho calibrata in automatico con un filtro gradiente, in modo che questa risulti, come potete vedere dalla foto di Yaurix. Lo stesso tipo di colori, toni, di contrasto lo potete trovare senza questo divario appunto del gradiente sulla foto di Eric con il Misty Mountain, quello normale. Un bel preset moody, ottimale per scattare in natura, soprattutto se fate magari anche qualche piccolo dettaglio, non so, dei fiori, dell'erba, è il Rauros, che vi consiglio di utilizzare dove trovate magari una cascata, un torrente circondato da bosco, come ho fatto per la foto di Erika. Tra l'altro di Erika vi lascio anche il canale YouTube. Sulla foto del Genevieve ho applicato il mio Guair, l'ho sviluppato partendo da una foto con il drone, ma vedo che si muove bene sia su landscape che su, diciamo, su street. Diciamo che poi i miei preset sono un po' pesanti ma abbastanza universali se poi avete l'astuzia di sapervi muovere con l'esposizione, il contrasto eccetera. Noterete sempre che applico la divisione toni con una forte dominante blu negli scuri o verde e solitamente lascio normalissima la dominante dei chiari. Le curve dei tre canali sono quasi sempre le simili, cambia molto magari quella di contrasto e quindi questo è l'esempio. Sulla foto di Ale Siska invece ho applicato il Roan, che magari è ottimo per panorami erbosi, se volete magari dare quel tono azzurrino alle rocce piuttosto che alle case, ai grattacieli, comunque ai toni diciamo un po' più neutri. E l'ispirazione qua era veramente l'immagine classica dei cavalieri di Rohan nelle praterie. Vabbè, cioè solitamente anche i nomi li scelgo per suggerire più o meno come mi muovo fotograficamente dentro la pellicola, il film dei libri di Tolkien. Passiamo all'architecture invece, che può essere buono in street come negli interni, magari ve la cavate bene se poi sapete muovervi anche con i profili della vostra camera. Ovviamente utilizzando queste foto scattate con camere diverse, i risultati, soprattutto sul profilo del colore e sulla calibrazione, possono variare, però la cosa divertente una volta che avete in mano questi preset è anche saperveli gestire e variare e creare dei miei anche i vostri. Quindi con la foto di Luca Castagnini, che è veramente un boss,
vi illustro il Architecture Second Age. Il tono giallo si ispira ovviamente alle armature degli elfi della seconda era. Per i ritratti abbiamo il Coldberry o Baccador nella traduzione italiana, e ho utilizzato la foto di Gloria Calcagno, bravissima con i ritratti, seguitela. E niente, diciamo che qua si va tanto sul contrasto, gli scuri sono molto intensi, leggermente pesante è la curva che li rende opachi. Nella foto che vi sto illustrando, in realtà agli occhi della modella ho anche aggiunto un filtro locale, che però ovviamente vi dovete sviluppare voi, perché non posso incollarlo dentro il preset, altrimenti ogni volta che lo utilizzate avreste due macchie. In ultimo, il JPEG, per quei pigroni che non hanno ancora inserito la modalità RAW all'interno della macchina, c'è il Merry, ottimo se scattate appunto in JPEG, o avete vecchie foto che scattavate in JPEG e volete provare a recuperare. Imita dei toni molto caldi, a me ricorda un pochino un po' il Baccador e un po' il Rohan. Provate ad utilizzarlo su ritratti o su paesaggi parecchio esposti e magari un po' spenti, perché le foto che mi ha mandato appunto Jackie erano un po' spente, un po' fredde, e niente, il punto però è questo: una volta che acquistate questi preset, come li mettete all'interno della vostra raccolta di Lightroom? Nei predefiniti di Lightroom potete importare direttamente i file con questa QI e il gioco è fatto. La domanda annosa è una... Oh, ma perché sono il telefono che nessuno ci cerca? La domanda annosa è: come ottenere questi preset e quanto mi verrebbero a costare? È molto semplice, voi andate nel link di Ko-fi giù in descrizione, vi registrate, potete farlo con la vostra mail, con Facebook o con Google, e tramite una donazione minima, mi pare, di $3, date il vostro contributo, date il vostro Ko-fi, e con una donazione avete diritto appunto a questo pacchetto di preset. Rigiro alla vostra mail il file con tanto di ringraziamenti, bacini a coccolosi, abbraccioni, e il gioco è fatto. Li prendete, importate nella vostra raccolta di predefiniti di Lightroom e potete giocarci. Ovviamente, se vi va, poi potete anche mandarvi i risultati che avete ottenuto e dirmi anche come vi siete trovati o se avete applicato delle modifiche interessanti ai miei preset. Io ringrazio ovviamente tutti quelli che mi hanno mandato le loro foto, anche quelle che non erano utilizzabili, quelle che neanche sono riuscito a vedere, che non mi ricordo di aver utilizzato e non ho inserito. Sta di fatto che questa cosa la faremo ancora magari per la seconda raccolta, visto che uscirà ovviamente poi più in là anche un Middle Earth volume 2, volume 3, eccetera. Vi ringrazio per il vostro supporto, fa molta differenza, perché non ho mai effettivamente venduto qualcosa di utile. Oddio, vendevo le magliette, ma lasciamo perdere. Questi preset, se possono aiutarvi comunque come lo facevano i video, o se i video non lo facevano abbastanza, quelli su Lightroom intendo, può farmi molto piacere. Ovviamente posso investire in piccoli acquisti magari per il canale, per le foto. Quindi direi che, se non vi ho annoiato troppo, spero di esservi stato utile, e se non ho peccato di superbia proponendovi appunto l'acquisto tramite donazione di questi miei preset, ricordando appunto che io non sono un fotografo, non ho nessuna qualifica, mi ci sono fatto le ossa comunque in qualche annetto, direi che è tutto. E oltre ovviamente ai link di donazione, ai profili che mi hanno aiutato in questa operazione, trovate come al solito Tumblr, Instagram, Amazon, che quello fa veramente la differenza, la musica e tutto quello che può servirvi. Vi sto annoiando troppo, lo so, quindi namaste, ci vediamo, ciao!